Ciao a tutti, oggi vi presento un mio grandissimo amico, Luca Papeo, che è colui che ha realizzato la copertina del mio nuovo libro, Commodore 64 contro ZX Spectrum. Questo video è frutto delle tante richieste riguardanti proprio il lavoro di Luca, proprio perché dopo l'uscita del libro ho ricevuto tantissimi complimenti sulla copertina del libro, ma questi complimenti vanno tutti quanti a Luca Papeo che l'ha realizzata. Per cui scambiamo due chiacchiere insieme a Luca e vediamo come è nato il processo della copertina e come nascono le opere che ci hanno accompagnato durante tutti gli anni Ottanta sulle copertine invece di riviste famosissime come Crash o Zap, e che derivano proprio da una legacy precedente riguardante gli illustratori degli anni 50 e 60 che hanno accompagnato prima dei videogames le locandine cinematografiche che noi tutti abbiamo amato. Alcuni di voi già conoscono il lavoro di Luca perché rappresenta uno dei talenti italiani che stanno rivoluzionando l'illustrazione mondiale, soprattutto nei manga e quindi in tutto ciò che riguarda l'animazione e il design dei robot giapponesi che noi tutti amiamo, e che lo ha visto spesso protagonista di disegni incredibili apparsi sulle scatole dei giocattoli o sui posters che venivano distribuiti negli anni scorsi. Per cui diamo il benvenuto a Luca Papeo. Chiunque mi sta scrivendo e chiamando dicendo che la copertina è una cosa incredibile, tutti quanti mi dicono: ma chi ti ha fatto la copertina? Ma come hanno fatto a fare una cosa così figa? Abbiamo fatto diversi test. Sì, ma in realtà è poco rispetto alla media lavorativa dello stress, abbastanza rapidamente. Tra l'altro, se non ricordo male, l'abbiamo fatto forse una settimana circa, 15 giorni più o 15 meno. giorni lavorando un po'. Io Sì, sto ancora lavorando. Esatto. facendo un'altra cosa nel frattempo. No, sono contento che sia venuta molto bene, perfetta per il tipo di progetto. È un Sì, ma libro bellissimo, infatti. altro, e quindi meritava il top, insomma. Infatti io sono super felice e i lettori sono super felici. Infatti volevo parlare proprio del concept perché io sono partito da lì, dai disegni di Oliver Frey. Ti ricordi che ne abbiamo discusso? Assolutamente, sì, bellissimo artbook tra l'altro di Oliver Frey. Sì, ne abbiamo discusso durante, diciamo, la progettazione perché Oliver Frey, come altri prima di lui, hanno portato una forma d'arte in un mondo elettronico che prima non esisteva. Esatto, No? esatto. Hanno, diciamo, si sono fusi il mondo digitale, che all'epoca era agli albori, e l'arte tradizionale. E quindi abbiamo iniziato con le copertine dei giochi dell'Atari 2006. Sì, infatti mi ricordo il libro che mi hai consigliato e che ho comprato, che è spettacolare. Assolutamente, sono opere d'arte bellissime, ed è andato avanti per molti anni con le cover dei giochi, le riviste come Zap e altri. Questi capolavori erano tutti fatti a mano, sostanzialmente con colori acrilici, a volte con le tempere, volte a olio, però sostanzialmente con gli acrilici. Erano dei capolavori Sì, ma assoluti. infatti diceva Oliver Frey che comunque ci metteva mesi per farne una perché era fisicamente dipinto, cioè Sì, era fisicamente dipinto. Tra l'altro, non erano di piccole dimensioni, cioè erano più o meno così. erano parecchio grandi, quindi con il metodo tradizionale ci mettevano un sacco di tempo per realizzarli. Sì, un po' come i poster dei film negli anni 70-80, se non se vi ricordate, Star Wars, Indiana Jones, erano dipinti a mano, È vero. erano dei capolavori, erano più belli di quelli che fanno oggi in digitale, diciamo la verità. È vero, è vero. Beh, Quei questo mi fotografi ricorda. Questo orrendi che fanno in 5 minuti. mi ricorda anche i lavori di Frank Frazetta, no? E ha detto niente, sì, assolutamente. Quella è stata l'epoca, tutti questi disegnatori venivano dalle accademie delle belle arti, cioè avevano studiato l'arte classica, le tecniche dell'arte classica nelle accademie, avevano fatto tanta pratica con i maestri, e poi si erano dedicati, per esempio, al fumetto, all'illustrazione, ai videogames. E questo ha permesso loro di realizzare quei capolavori. Per questo io ripeto sempre, quando mi chiedono: ah, mio figlio, mia figlia, sai, vorrebbe fare. Dico sempre: deve studiare prima l'arte classica e poi inizia a Poi. disegnare. Se vuole fare qualcosa di straordinario,
è fondamentale. Quindi quei maestri come Frazetta erano, poi in quegli anni non c'era YouTube, non c'erano gli artbook, non c'era Google, non c'erano i tutorial, cioè loro si chiudevano nel loro studio a casa, e studiavano, avevano pochi libri, qualche riferimento, quindi parliamo di artisti di un livello superiore, e ritengo Infatti, almeno 1.000 gradini sotto, beh, comunque, il massimo passo a lavargli i pavimenti a casa. guarda, a detta di tutti, quindi non da parte mia che lo adoro, ma a detta di tutti, questo è a quel livello lì, quindi siamo in un livello abbastanza alto perché comunque vieni da una scuola. Allora, io sono sostanzialmente autodidatta. Ho fatto però, da quando ero bambino, avevo circa 9 anni, ho studiato i fondamenti, diciamo, dell'arte per un paio d'anni da un'artista, una pittrice della mia città, Barletta, bravissima peraltro, che dipinge con uno stile impressionista, e mi ha insegnato i fondamenti dell'arte con, diciamo, la severità tipica degli insegnanti, ed è giusto che sia così. Quegli insegnamenti a me sono rimasti impressi, e quindi è stato un imprinting fondamentale. E poi io sono passato, io già dall'epoca andavo a queste lezioni e dicevo: ma io voglio disegnare i personaggi dei cartoni animati. Certo. E lei diceva: no, devi dipingere le nature morte. Io dicevo: ma me li sai dipingere? Ma no, interessami, io voglio fare l'uomo tigre. E poi la passione del fumetto è stata ripresa, ho fatto anche dei corsi, però soprattutto io ho studiato tantissimo negli anni da solo, io ho passato nottate, anni, infatti una quantità di libri artbook sterminata, studiare, 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 soprattutto questi artisti classici, tanti tutorial, ancora oggi tanti tutorial mi guardo, magari con le basi dell'arte, però me le riguardo. Certo. Quindi quando tu mi hai contattato e mi hai parlato di questa copertina, io ho capito più o meno subito cosa volevi. È un progetto che mi ha entusiasmato subito e mi sono voluto mettere alla prova, volevo realizzare la migliore possibile, e quindi abbiamo iniziato con il progetto. Ma infatti sapevo che comunque anche te, frequentando l'ambiente informatico degli anni Ottanta, quindi Zap, soprattutto Zap, vedevi già queste cose di Oliver Frey, quindi eri già addentro a quello che Sì, andava fatto. le conoscevo anche perché ricordo che all'epoca io ero proprio preadolescente, mio fratello ha qualche anno di più e lui comprava tutti i mesi queste riviste. Io, più che leggere gli articoli all'interno che mi interessavano, mi guardavo le copertine e quindi mi studiavo il dipinto, anche se lui, però mi attirava. Allora mi è rimasto impresso nella memoria quelle pennellate, il dettaglio fatto in un certo modo, proprio perché ho passato ore a guardarle. Ho detto: provo a rifarle, mi piacerebbe tanto riuscire Infatti, ad avvicinarmici. questo discorso si allaccia molto a un discorso di sensazioni, perché ne parlavo con Chris Wilkins, che adesso è appunto, come sai, quello che porta avanti Zap e Crash in Inghilterra. E lui parlava proprio del fatto che la copertina era la prima cosa che te guardavi. Quando andavi in edicola, quindi rimanevi affascinato prima di tutto da quello e poi dal contenuto che comunque chiaramente era pixelloso, quindi spesso proprio come accadeva anche nei giochi dell'Atari, c'avevi una cover del gioco che era mostruosa e il gioco faceva veramente schifo. Io ho comprato l'Atari 2006, me lo ricordo ancora, ero veramente bambino e dentro c'era il gioco Defender, che era una cosa agghiacciante, non c'erano sonori, c'erano rumori, erano 4 pixel che sfarfallavano, però la copertina era una cosa fantastica, vedi questa invasione aliena, c'era una donna in primo piano che fuggiva. Metti gli occhi, c'era questa cosa roba. Mua, 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 mua. Però era bello così, perché con la copertina, cioè, ti faceva sognare anche guardando il gioco con 4 pixel. Tu lo Certo. guardi e lo immaginavi bello. Quindi siamo arrivati poi chiaramente a questo capolavoro che hai fatto e tutti quanti mi hanno proprio detto siete riusciti a catturare esattamente quello spirito perché c'è degli aspetti scenici che sono fondamentali
per questo genere di rappresentazioni, che sono la tridimensionalità, che chiaramente ti portano ad avere una visione più tridimensionale, più profonda. Infatti la prospettiva è fondamentale in questo. Assolutamente. E poi il fatto di voler mettere assolutamente questo arcobaleno, ti ricordi quanto ti ho rotto le scatole? Sì, è la prima cosa che mi hai detto, voglio l'arcobaleno. Esatto. Io l'ho modificato a un certo punto, no, lo rivoglio proprio come era prima. Però è stato effettivamente giusto così. Sì, perché l'arcobaleno identificava all'epoca i computers, o un computer a colori. Quindi tutti quanti ce l'avevano, sia il Commodore 64 sia lo Spectrum, da un lato aveva questo arcobaleno evidentissimo, no? E quindi chiaramente era fondamentale che fosse nella copertina. Poi se vediamo anche le varie copertine di Crash, soprattutto c'è sempre da qualche parte un riferimento all'arcobaleno. Diventa un simbolo anche ormai inconscio che tu colleghi a quel tipo di illustrazione di prodotto, l'arcobaleno, e quindi effettivamente è stata la scelta giusta metterlo, diciamo, come elemento, come colonna portante dell'illustrazione, Sì, e senza poi, essere chiaramente i raggi laser che vediamo qua, che hai disegnato, sì. richiamano Star Wars, quindi i manifesti di Star Wars di cui parlavamo prima, e che ti danno proprio quell'idea assolutamente anni 80, anche legata ai film, no? Quindi quando vedevi. Sì, Star Wars e diciamo tutti i prodotti di fantascienza dell'epoca, no? Avevano fumetti, locandine, illustrazioni, avevano questi raggi con le esplosioni. Allora ti devo dire che io quando ho realizzato quei raggi, ho evitato accuratamente di usare tutti, diciamo, non i trucchi, ma i metodi tipici di quando si fanno in digitale, quindi usare gli effetti dei livelli, no. Ho detto io li devo realizzare come se fossero a mano, quindi li ho fatti con l'aerografo, poi chiaramente con il software digitale non l'ho fatto a mano, però con la Certo. stessa tecnica, come se fosse la linea di pennello, poi l'aerografo, poi la linea con l'highlight, perché volevo che sembrasse proprio. A me sarebbe veramente piaciuto realizzarla con i poster colors veri, Certo. ma si sarebbero voluti 2 mesi. Sì. E almeno 5 prove stracciate, te lo dico così. Però non avevo il tempo, quindi non era possibile purtroppo. E quindi ho cercato di replicare al massimo quegli effetti là, proprio della realizzazione cartacea, l'aerografo vero. Quindi ho evitato tutti i trucchi tipici del digitale. Volevo che, guardando da vicino, per esempio il joystick sulla sinistra, quello, no, l'altro su, sì, quello se lo guardi da vicino. È venuto particolarmente bene per quanto riguarda questi effetti di aerografo, di linee. Sì, Quella soprattutto qua, quando c'è la sì, parte elettronica. è la parte che è venuta meglio dell'illustrazione. Volevo replicare quello perché era giusto anche come tributo, comunque a questi artisti, a questo modo di realizzare le illustrazioni Sì, ma poi laborioso. vabbè, le cassette, io, cioè, quando ho visto la cassetta sono impazzito, cioè, di una bellezza incredibile. No, la prospettiva che hai usato è assolutamente perfetta. Infatti, questo penso che dipenda proprio dal tuo modo anche di disegnare, perché ho visto tanti disegni tuoi manga che hanno queste prospettive aperte. Sì, la prospettiva, la composizione, la prospettiva e il movimento sono fondamentali. Per quanto riguarda il mio lavoro, io le ho apprese dall'animazione giapponese, che in questo è maestra in assoluto, perché loro cercavano di dare il massimo movimento, i giapponesi quando realizzavano l'anime, con il vecchio formato 4 terzi, che era un quadrato, Certo. loro cercavano di dare movimento perché se ne E hanno sviluppato queste prospettive, queste composizioni che io ho assorbito negli anni e quindi ho cercato di applicare lo stesso metodo, quindi dare una composizione asimmetrica a questo movimento un po' in obliquo. A un certo punto, se ricordi bene, gli elementi della composizione che sono stati messi un po' ad intuito, no? Io seguo sempre l'intuito, nel poi faccio quello che ho cercato di correggerli usando le tecniche, diciamo, della proporzione aurea, sai, tutti quei temini. Te l'ho mandato e hai detto non mi piace. Mi piaceva di più quello che hai messo a istinto perché era naturale. Questo sembra finto. Effettivamente è vero. Io dall'animazione ho imparato a fare quella composizione seguendo l'istinto.
E quindi è venuta bene, siamo stati anche fortunati, dai, non me Sì, lo... perché comunque stiamo parlando di una rappresentazione tridimensionale sempre su un piano bidimensionale, quindi questa c'è l'effetto ottico, deve comunque anche girandolo rimanere lo stesso, no? Cioè, se te lo metti così, o lo metti così, o lo metti così, deve comunque continuare ad avere quell'aspetto Di movimento. di profondità e di movimento, no? Anche perché c'è da dire che le illustrazioni dell'epoca di Zapp, di Wacob, avevano tutte comunque questa caratteristica. Siccome Sì. erano spesso di fantascienza, quindi c'era sullo sfondo la Lo spa. galassia, supernova, l'esplosione, che usavano per dare comunque queste composizioni di profondità di movimento. Quindi ho cercato anche di ispirarmi a quelle lì, tutti questi effetti di raggi cosmici. Sì, Troppo belli. proprio la copertina del 3D della versione Collector è quella che io poi ho pensato, ti ricordi, quasi subito, perché avendo visto i livelli mi era già venuto in mente perché alcuni livelli non farli in 3D rispetto al resto, La fantascienza di quegli anni era fantastica, no? No, ragazzi. vabbè, guarda. Ti faceva sognare. È veramente uno dei più bei tributi, penso adesso, attualmente esistenti a Oliver Frey, insomma. È una testimonianza di un'epoca storica che è passata e non c'è più, capito? Questo ri rimarrà come testimonianza di un'epoca. Guarda, io l'ho incentrato sul fatto che è uno dei punti di svolta sociali, perché nell'82, quando uscirono il Commodore e lo Spectrum, cambiò la società come quando è uscita la TV. Esatto. Cioè, tutti dentro casa avevano il computer, prima non c'era. Quindi Computer. da un punto in poi c'è stato un bivio. È stato veramente un punto di svolta inimmaginabile all'epoca, più di quanto si potesse credere. Cioè, Beh, oggi no, pensi. comunque ci avevamo sensazioni, perché se ti ricordi bene, la cosa incredibile era che avevamo sempre la sensazione di un futuro bellissimo. Questo è un discorso che io faccio spesso con alcuni amici, e che miei coetanei, io ho 48 anni, dico sempre: vi ricordate negli anni 90, quando noi eravamo adolescenti, sui 18-20 anni, stavamo già crescendo, il mondo nella nostra percezione, ma era così la società dell'epoca, prometteva un futuro grandioso, cioè noi vivevamo un mondo che andava migliorando. Un futuro bellissimo, non ci mancava niente. Quindi c'era comunque si sperava che questa tecnologia finalmente liberasse l'uomo dalle fatiche del mondo analogico. E invece era bel mondo dell'epoca, quella speranza, speriamo che ritornerà in futuro, quel Sì, mondo. perché poi noi quando riguardiamo queste cose ci si riaccende quella speranza. Perciò noi siamo legati a queste cose di quell'epoca. È difficile da spiegare. I giovani, cioè i giovani nel senso di under 30, non hanno mai visto quel mondo. E quindi non sanno, è un cibo che loro non hanno mai assaggiato, non conoscono. Certo. Conoscono il mondo di adesso che è nel caos. Quindi per loro, se tu non vivi nel caos, sei boomer, per dire come dicono. Io dico, ma grazie al cielo sono boomer, ma tu sapessi che figata che era il mondo dell'epoca. Era un mondo di ottimismo, di speranze, diceva, vedete, andrà sempre meglio, miglioravano le Certo. cose. E quindi la nostra generazione non accetta di aver perso quel futuro, quella speranza. Ce l'ha ancora dentro e cerca di metterla nei lavori artistici, nei lavori di qualunque tipo, nella musica. Dice, no, quella ascolta la canzone degli anni Ottanta, io sono un appassionato di pop anni Ottanta, che è il buon umore mentre lavoro, capito? Certo. I videogame dell'epoca erano divertenti, tipo Ghosts and Goblins. I videogame di oggi sono tutti depressi. Sono belli, per carità, stupendi, 3D, però sono tutti depressi. Ma Sono guarda, ho fatto un test con mio figlio, gli ho fatto vedere Tomb Raider, quello nuovo a 60 Hz, Hai quello lì. fatto Gli vedere il ho fatto vedere l'originale sulla PlayStation, lui si diverte di più con quello. E quindi non canale? Cavolo. è una questione di boomer o meno, Ah. è proprio una questione di eccitare l'immaginazione quando te in realtà gli dai o un piatto già bello e pronto dove vede già tutto, e un'altra cosa invece eccitarla facendogli immaginare qualcosa in più rispetto a quello che vede. Bravo.
Allora, adesso a proposito dei videogiochi, di cui io sono da quando ero bambino un appassionato, i videogiochi moderni che sono ultra realistici nella grafica, nei colori, sono belli, ma mi annoiano. Sai perché i giochi tipo Tomb Raider dell'epoca, o tipo i primi Resident Evil, non avevano una grafica realistica perché i limiti del rendering delle ombre erano. Quindi c'era una grafica strana, Approssimativa, certo. un'illuminazione strana, cioè non realistica, luci messe dove non dovevano, tipo i primi Silent Hill, però quella roba lo rendeva come fosse un mondo parallelo, un mondo immaginario, dove tu entravi. Invece i videogiochi di oggi è come se tu esci di casa e vai per strada. Allora tu giocavi sull'immaginazione, sì, c'era la texture con il tavolo, in realtà del tavolone c'era la texture, però lo immaginavi. Hai capito? È tipo i primi Splinter Cell, te lo ricordi? Come I no? primi Splinter Cell avevano quella grafica alla Tomb Raider, no? Ma io sai che ce l'ho ancora ogni tanto dei giochi. Sono divertentissimi. Anche perché potevi fare quattro cose, come adesso devi studiare, devi fare l'esame universitario per imparare i comandi. Noi siamo per il joystick e un solo tasto. Ah, ma sai che anche il joystick comunque ho visto che i bambini fanno difficoltà ad usarlo. Sì, Perché però. richiedono un approccio fisico, richiede un approccio più fisico all'interfaccia di quanto lo sia un joypad o addirittura l'iPad, dove non c'è assolutamente fisicità. È più fisico e richiede più precisione e concentrazione, perché laddove tu muovi soltanto le dita, quindi molto precise, devi muovere in realtà il braccio. Certo. Tutti sappiamo nei videogiochi in cui si saltava facendo la diagonale, e 4, 5 sgarravi e cadevi dal bordo e partiva il bestemmione. Andavi là, adesso e cadeva. Cioè, richiedeva un impegno, cioè tu dovevi esserci, ci voleva precisione. Adesso sì, con le dita sono precise, muovendo sulle mani. Il primo joypad che io ho provato è stato quello del Super Nintendo. All'inizio era scomodo, però ti rendevi conto che era più preciso nei movimenti. Il joystick, soprattutto quelli così grandi, che si spaccavano con un tasto, facevi Questo qui. Quello lì è fantastico. Sì. Eppure, soprattutto negli arcade, in sala giochi, tu avevi il grande monitor davanti e il joystick più piccolo della sala giochi, era perfettamente proporzionato per darti, diciamo, il comando più comodo possibile. Se ci giocassi adesso, ti rendi conto di quanto fosse fisicamente comodo guardare il piano inclinato e muovere il joystick lì. Certo, Piuttosto che a casa era più difficile, è però vero. il joypad sì, perché ha 10 tasti alla fine, deve Sì, essere un devi. braccio per giocare. Va bene, ringrazio. Grazie no, mille, Luca. E va vabbè. bene. Ciao, Luca. Ciao, Buona ciao. domenica, un A te. abbraccio, Ciao, ciao. ciao. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo l'uscita del mio libro su Amazon o nelle librerie, che si intitola Commodore 64 contro ZX Spectrum. Trovate qui sul canale altri video che spiegano cosa è contenuto all'interno e spero sia stato uno dei vostri regali preferiti di quest'anno. Ciao, a presto.